Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV e bentornati in un nuovo video dedicato alle Energy Drink. Vi siete mai chiesti fino a dove si può spingere la maniacalità di Lorenzo Tuccio a livello di collezionismo di lattine di Monster? Ebbene, al di là di spendere cifre esorbitanti per lattine, al di là del fatto di averne più di 100 all'interno della mia collezione, ebbene, lo sappiamo che io sono fissato coi particolari, coi dettagli, con i confronti delle lattine. Sicuramente conoscerete questa lattina qui, la Chaotic, la Juice, una delle nuove ultime lattine Juice uscite appunto in commercio dal brand. Ebbene, lo sapete che hanno fatto un'altra versione di questa Chaotic, però diciamo che è canadese, nel senso che è di un'altra nazionalità. Ragazze, pensavate che io me la fossi fatta sfuggire anche quella? E invece no, invece l'ho acquistata. Ebbene, la Chaotic Punch versione canadese. Adesso la vedremo nel dettaglio perché ci sono delle differenze che sono maniacali, perché sapete che io sono un maniaco dei dettagli, però qui veramente c'è tanto da vedere. E poi, come ben sapete, è l'occasione per riassaggiare questa Chaotic perché anche mi mancava. Queste Monster Chaotic sembrano uguali ma solo all'apparenza, perché se noi guardiamo con attenzione, sì, non cambia il formato, però ci sono dei dettagli davvero molto rilevanti. Se noi guardiamo la scritta in basso che caratterizza le nostre lattine di Monster, in quella statunitense abbiamo scritto Juice, mentre in quella canadese abbiamo scritto Punch. E poi abbiamo delle altre scritte che in quella statunitense non troviamo. Per il resto il design è lo stesso, il logo è un pelo differente. Se ci facciamo caso, il bordo nero, che è il contorno del logo stesso che lo separa dal fondo, nella versione statunitense è molto più marcato e possiede delle sfumature di un blu un pelo più scuro, mentre se noi prendiamo la versione canadese Punch alla mia destra, notate di sicuro che ha meno sfumature blu, quindi il logo risulta essere di un colore più neutro e omogeneo. Anche i motivi sono stati riadattati, adesso le mettiamo qua in modo tale che possiate vedere anche un po' i colori, anche un po' alcuni dettagli, vedete la farfallina che non c'è. Insomma, giriamo anche le tabelle dei valori nutrizionali, le scritte in alto cambiano. Insomma, ci sono tante peculiarità anche nei colori, nell'impostazione. Un'altra roba assurda è la descrizione. Qua abbiamo la scritta con il logo Juice Monster, ovviamente, mentre qua abbiamo poi appunto la descrizione. Qua invece abbiamo un papiro, ragazzi. Penso sia un papiro ed è bilingue, perché abbiamo la scritta, diciamo la descrizione in inglese e la descrizione in francese. Quindi ragazzi, un caos, cioè veramente un chaotic sotto tutti gli aspetti. Poi vabbè, sopra la linguetta è uguale, però ragazzi sono due lattine diverse, non c'è nulla da fare. Cioè sì, il sapore è quello, però ragazzi vedete le differenze quanto sono evidenti. Quindi ragazzi, abbiamo due lattine, la Juice e la Punch. Ragazzi, e si riassaggia la Monster Chaotic. Ok, bella, frizzante, odore intenso, deciso e marcato. Dai ragazzi, perché non la proviamo questa Chaotic e non facciamo sprigionare il suo gusto intenso sul palato? Ragazzi, si riassaggia la Chaotic. Ok ragazzi, Chaotic buona, buona nel senso che mi piace, ma neanche tanto. Forse lo dissi in passato, ma se dovessi decidere tra la Papillion, che è l'altra sua sorellina gemella che è uscita assieme, devo scegliere appunto quest'ultima, devo scegliere la Papillion. Questa ha un sapore un pelo chimico,
un pelo pungente, troppo troppo evidente. È un sapore che già descrisse, un sapore similmente chimico. Poi, ripeto, magari è dovuto a un frutto della passione o al guava, comunque quei frutti che tendono ad avere una nota molto improntata all'interno di una bevanda, che quindi poi vanno a coprire tutti gli altri sapori. Poi per carità, è anche un pelo agrumata, un pelo caramellata, però questo sapore caramellato, questa leggera sfumatura caramellata, una volta che la bevanda si è dissolta proprio in bocca, è dovuta proprio a questo sapore semichimico. Io lo chiamo chimico perché abbiamo provato tante bevande con questo sapore un po' così. Devo dire, ci hanno lavorato su perché rispetto alle prime Juiced che erano uscite in commercio, quello era troppo, troppo, troppo marcato. Infatti mi ricordo, lo dissi pure nella recensione di questa qui passata. Qui almeno sul sapore chimico, sul retrogusto chimico, che poi non è tanto un retrogusto perché, ripeto, emerge sopra di tutto e copre i sapori, quindi la si gode di meno la bevanda. Però ragazzi, ci hanno lavorato su, lo hanno, tra virgolette, attenuato questo sapore chimico, questo gusto chimico in bocca, proprio sul palato, sulla lingua, vi resta proprio in bocca. Non è il massimo, però ripeto, rispetto alle vecchie Juiced, almeno abbiamo fatto dei passi avanti perché non piaceva, molte persone non piaceva questa nota chimica, questa nota amarognola che caratterizza un po' tutte le Juiced. Non tutte, ma alcune, la maggior parte. Quindi male non è perché hanno equilibrato un pelo le cose. Sicuramente questa nota chimica, io la descrivo così, è dovuta a un frutto che emerge troppo rispetto a tutto. Quindi diciamo che il problema di fondo fino a tempo fa con le vecchie Juiced è sempre stato un problema nell'equilibrare l'intensità dei sapori. E io non sono nessuno per dire va fatta così, va fatta colà. Ognuno poi la bevanda giustamente viene testata, passa delle selezioni, passa dei test, passa dei convegni. Quindi prima di entrare in commercio, ovviamente viene provata, non è che la creano e così di punto in bianco viene lanciata in commercio. Non a caso esistono le sede sample apposta. Però ragazzi, questa qua è stata lavorata, è stata migliorata. È una lattina che, ripeto, rispetto alle altre Juiced ha fatto un passo avanti. Quindi sì, si sente, c'è abbastanza persistente questa nota chimica dovuta o al frutto della passione o al guava, però ci siamo, cioè è buona. Io come voto finale glielo darei pure un 7,5, sì dai, se la cavicchia, se la cavicchia. Rispetto ad altre Juiced che invece non dico che andrebbero a ritroso, ma raggiungono a malapena la sufficienza perché sono appetibili, sono degustabili, ma se non fosse per quello andremmo al flop. Bene o male, la Monster sappiamo un brand top, lo conosciamo, è il numero uno e quindi di conseguenza è normale che certi prodotti o in generale tutti siano a un livello superiore perché vengono curati, vengono lavorati. Vedete i cambi di design? I cambi di design, ragazzi, dovete vedere come non un modo per dire sì, facciamo nuove lattine e le riproponiamo, anche quello, per un modo per riproporle nuove e un modo per riproporle lavorate. La punch è un modo per dare una nuova visione alle Juiced che fino a poco tempo fa, fino a un paio d'anni fa, prima dell'uscita di queste qui, erano poche al di là della Mangoloco, al di là della Pipeline, essere decenti, sì, anche la Ripper per carità, però era sempre quel sapore un po', ripeto, chimico che non portava la gente a discostarsi da loro. Quindi ragazzi, qua abbiamo dei miglioramenti, stiamo facendo dei passi da gigante, quindi che dire, io concludo qui questa recensione, spero vi sia piaciuta e noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao.